Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Ieri campeggiava sul rotocalco turbomondialista al Corriere della Sera un'immagine davvero emblematica. Si vedeva la piccola svedese Greta Thunberg che stringeva la mano all'ex presidente statunitense Barack Obama, premio Nobel per i bombardamenti umanitari. La foto è sintomatica perché completa il quadro di una ricca e multiforme galleria di immagini che immortalano la piccola Greta Thunberg che stringe la mano ad alcuni dei principali protagonisti del padronato cosmopolitico, da Obama, testé ricordato, fino a Juncker, passando per la Lagarde e a molti altri che appartengono di diritto e di fatto al Pantheon degli spiriti del cosmopolitismo liberista sans frontière. Ciò rivela una volta di più, se ancora ve ne fosse bisogno, che la piccola Greta Thunberg rientra appieno nel novero dei finti rivoluzionari che rivoluzionano conservando l'ordine esistente, che di più servono all'ordine vigente per distrarre e per dividere le masse. Essenzialmente Greta Thunberg è l'emblema di una rivolta conservativa, amica del potere, che non per caso la celebra su tutte le pagine e a reti unificate. L'obiettivo, come già altra volta abbiamo detto, è semplicissimo: quello di illudere le masse sofferenti che la soluzione a ogni problema sia scendere in piazza con Greta a fare lo sciopero per l'ambiente. Ovviamente l'ambiente è un problema serissimo, ma guarda caso coloro i quali scendono per gli scioperi dell'ambiente in piazza mai si sognano di proporre un mutamento nel modello di sviluppo, mai si sognano ancora di indicare il capitalismo classista globocratico come fonte primaria dei disastri ambientali. Insomma, le rivolte di Greta sono rivolte fatte apposta per piacere al padronato cosmopolitico e per distrarre le masse rispetto ai veri problemi dominanti. Quando invece le masse nazionali popolari scendano realmente in piazza per manifestare il loro dissenso contro l'ordine iniquo e classista della produzione capitalistica, ecco che allora il potere non risponde celebrandoli e glorificandoli a piè sospinto sulle pagine dei rotocalchi e nelle reti unificate. Al contrario, scatena quello che con Gramsci definiremmo il meccanico impedimento, ossia la violenza e la repressione. È il caso, per inciso, delle giubbe gialle in Francia, come sappiamo. Se Greta viene glorificata e santificata dagli organi dei padroni del discorso, le giubbe gialle per parte loro vengono diffamate in ogni modo e indicate come pericolose. E in effetti lo sono per l'ordine sistemico, a differenza di Greta, che inoffensiva, innocua e di più funzionale alla tenuta dell'ordine dominante. Se insomma il potere stringe la mano a Greta Thunberg, porge invece manganellate impietose alle giubbe gialle e a quanti davvero propongano una rivolta in grado di rovesciare l'ordine esistente, individuando nel capitalismo la fonte primaria dei drammi che si succedono sulla scena mondiale e battendosi in nome dei diritti sociali e di una società più equa che rovesci il modo capitalistico della produzione. Insomma, Greta Thunberg è stata e probabilmente ancora a lungo sarà l'emblema del potere, delle rivolte colorate che generano un dissenso che in realtà è funzionale al consenso, alla civiltà di massa. Il nuovo capitalismo sarà sempre più un capitalismo falsamente green, la green economy sarà sempre più un abile strumento di distrazione di massa. Il capitalismo della green economy resta pur sempre un capitalismo, anche se green, e in effetti genera anzi nuove nicchie di mercato, peraltro per pochi eletti, per gli appartenenti alla global classe, non certo per i figli di un dio minore destinati invece a consumare merce più scadente e che inquina. Insomma, la scena tragicomica è quella di Greta Thunberg sulla barca a vela che approda a New York e che di più si permette di dileggiare chi magari su una utilitaria in coda nel raccordo anulare, oltre allo
alla scena di quotidiana mortificazione si sente pure dire che non rispetta l'ambiente. Radioattività con Diego Fusaro.